anche con i fondi Morgan Stanley ci sono stati dei problemi per gli investitori, nel senso che sono stati venduti a, diciamo, in modo inadeguato a clienti che non avevano i profili di rischio necessari per questa tipologia di investimenti. E sono appunto investimenti che hanno perso e che quindi in questo caso necessitano di un rimborso da parte dei consulenti bancari che li hanno venduti. Ovviamente non è il fatto che un investimento abbia perso già di per sé una ragione per cui in automatico la banca debba risarcire. Questa cosa accade solo nei casi in cui in presenza di una vendita inadeguata, quindi quando il cliente si presenta e spiega che i suoi obiettivi di investimento, la sua disposizione al rischio è di un certo tipo e la banca magari anche diciamo in qualche modo occultando la reale rischiosità del prodotto che va a vendere propone degli strumenti appunto che poi si rivelano possibili di perdite anche gravi come è successo con i fondi Morgan Stanley in questo caso, e ovviamente esiste una responsabilità come garantisce la normativa di riferimento, una responsabilità da parte del consulente bancario, quindi della banca che rappresenta, a vedere appunto un risarcimento a favore del cliente che è stato danneggiato da questo investimento inadeguato.